Assessore Daniele, una pregevole iniziativa. Le librerie diventano info point qui nel centro storico di Napoli. Sì, il senso di questa iniziativa penso che possiamo riceverlo pienamente se ci guardiamo un momento intorno. Questo posto magico che è la libreria storica colonnese, il senso dell'iniziativa è proprio questo. Già visitare questa libreria e arricchire di grande emozione, di grande conoscenza il proprio viaggio. E poi da qui si può ripartire grazie anche alle informazioni, ai suggerimenti, alle indicazioni, alle suggestioni che i librai sanno dare, si può arricchire e rendere ancora più emozionante l'avventura in un viaggio nella cultura straordinaria di questa città. Noi siamo abbastanza, anzi siamo proprio contenti, perché riteniamo che dalle librerie possa partire una sorta di riscatto, che non è soltanto un riscatto emotivo, è venire in città, parlo dei viaggiatori, dei turisti, e riscoprire la città attraverso le pagine dei libri, secondo me è importante. Centralizzare, mettere la centralità alle librerie che diventano info point, come ha fortemente voluto l'assessore Daniele, credo che sia, diciamo, l'aspetto più interessante di questa iniziativa, ed è anche un modo per dire che le librerie esistono e si fanno certamente interpreti principali di quello che è un meccanismo che deve vedere le persone non leggere soltanto sui cristalli liquidi, per intenderci. Quindi è importante riscoprire le librerie nella loro diversificazione. Diventiamo anche fornitore di servizi, che sono quelle delle informazioni ai turisti, suppliamo ad eventuali mancanze, siamo aperti gran parte dell'anno, e credo che il miglior biglietto da visita per una città aperta, una città che si possa condividere.